dell'aeronautica militare. Svolgo questa professione da 25 anni presso l'80° centro Combat SAR di Decimo Manno. Il nostro equipaggio è formato da due piloti, un operatore di bordo e un aerosoccorritore. Il mio compito è quello di venire rilasciato sia in mare che in montagna per portare soccorso a persone in imminente pericolo di vita. La mia giornata inizia controllando l'equipaggiamento che useremo durante le operazioni di soccorso. La barella e la braga verticellabile sono ausili fondamentali per il nostro lavoro ed è per questo che richiedono un controllo approfondito. Il nostro costante addestramento ci consente di intervenire in qualsiasi situazione. Uno degli interventi che più frequentemente siamo chiamati ad operare è quello per il recupero di persone in imminente pericolo di vita da imbarcazioni mercantili o da navi da crociera. Questo tipo di intervento è abbastanza impegnativo, richiede un grosso lavoro di squadra. Io come aerosoccorritore sono chiamato a scendere sull'imbarcazione, accertarmi in presenza di un medico delle condizioni del paziente da recuperare e una volta messo in sicurezza lo recupero issandolo col verricello e portandolo a bordo. La giornata tipo di un aerosoccorritore comincia con un'attività fisica di allenamento sia in mare che in montagna. Oltre a questo vengono svolte delle sessioni di allenamento sulla corsa e sul nuoto. Il resto dell'attività prevista per un aerosoccorritore è l'attività di volo, che viene svolta sia di giorno che di notte, sia in mare che in montagna. E qui vengono provate tutte le tecniche di intervento che ci consentono di operare poi in caso reale.